C'è una continuità tra Monti e Berlusconi per te? Ma io vorrei chiedergli a Cicchito se questo governo avesse messo l'ICI per la Chiesa e se avesse fatto pagare le frequenze a Mediaset per il digitale terrestre, il PDL cosa avrebbe fatto in Parlamento? Lo appoggerebbe o no? Buona domanda. Cicchito. Buona domanda. Cicchito, prego. Io non è che devo dare risposta sul signore. Ah, l'ha fatto una domanda? Non gliela do proprio, nel senso che la nostra valutazione politica non è che discende da questo tipo di provocazione. Allora facciamo così. No, però mi scusi. Tipo di provocazione. Allora facciamo così. Gliela faccio io. Comunque ci sarei molto attento a fare la guerriglia urbana. Pensi prima alla guerriglia urbana e poi a fare domande provocatorie. Allora gliela faccio io. Se venisse introdotto l'ICI, se venisse introdotta l'ICI per gli immobili della Chiesa e se venissero fatte pagare le frequenze del digitale terrestre nella gara per la stazione delle frequenze, cosa voterebbe il suo partito? Forzature, ma cosa voterebbe il suo partito? Non è che si fanno le cose con queste forzature, con le frequenze, l'ICI contro la Chiesa e così via. Ma questo tipo di linea ve la sognate che noi facciamo passare questo tipo di provocazione? Noi appoggiamo questo governo purché non ci siano le provocazioni. Ma questo quindi mi sembra questa evidente. Ne considererebbe non è delle che provocazioni. Siamo col cappello in mano come dei penitenti. Noi abbiamo una grande forza parlamentare e una grande forza nel paese e non ci facciamo intimidire. Non ci facciamo intimidire da voi. La dichiarazione è chiaro. Cicchito, lo sa come l'ho capita io. La sua sa come l'ho capita? Forse sbaglio. Io l'ho capita così. Ho risposto in modo preciso. Le dico, e cioè che su Cicchito non sto accusando, vorrei dire come le ho capito. Non è che con le provocazioni questo governo, si risolvono se i problemi. Tocca le televisioni di Berlusconi poi, va a casa. E poi questo ho capito. L'ha detto lei. Ho capito un'altra cosa. Che la manovra. Ho capito che la situazione o è fatta da persone responsabili. Ho capito un'altra cosa. E fortunatamente dopo, non con dopo te, mi interrompe, mi critica, mi dice tutto oppure, quello che vuole. Oppure non è che il paese Cicchito, può andare dopo allo mi dice quello che vuole. Con questo tipo di provocazioni dopo mi dice quello quadro. Che vuole. Hai capito? Io ho capito un'altra cosa poi. Sì, sì. Ho capito un'altra cosa, che la manovra certamente è iniqua e non è iniqua forse perché solo perché Monti è un cattivone vuole essere iniquo, ma perché ci sono delle condizioni politiche. E per esempio la Confindustria diceva sì alla patrimoniale e la patrimoniale non è saltata fuori perché il PDL diceva ufficialmente noi la patrimoniale non la vogliamo. Si diceva anche io guadagno tanti soldi rispetto a tutte queste. Io pagherei volentieri 5.000 euro quell'anno prossimo al mio paese. Ma, e l'hai però guardata la manovra com'è? Un punto di IRPEF, due punti di IRPEF su di me, anche immobiliari, su di me, ma di che parli? Su di me, della non mi cambiavano la vita. Non mi cambiavano la vita. E voi avete fatto le barricate perché non venisse aumentata l'IRPEF. Questo abbiamo capito, io quello che le dico da osservatore. Fortunatamente abbiamo fatto le barricate perché non venisse aumentata l'IRPEF. Io quello che le dico da osservatore, perché che la mia impressione. Noi tuteliamo anche il ceto medio, guarda, il la ceto mia medio, la mia impressione è che gli italiani si sentano molto uniti in questo momento e che chi ha di più abbia anche voglia di poter dare qualcosa. E infatti, va con l'ICI, chi ha di più paga di più. Se sai e va sfruttato, io quello che le dico, Cicchito, io trovo la sua politica miope, non ha capito che in questo paese qualcosa sta cambiando, i cittadini per esempio attraverso internet, e questi signori lo dimostrano, sono più informati di prima e quindi si chiedono ha senso fare il TAV in quella valle, se le merci, se ci sono meno merci di prima, ci sono delle soluzioni alternative, si pongono delle domande, non lo gliela sai potete, qual è il problema, non gliela potete più raccontare come gliela raccontate. E che non abbiamo una struttura, non abbiamo infrastrutture come gli altri paesi. Ma certamente, ma non è detto che quella sia la prima delle linee ad alta velocità. Speriamo che si trovino i soldi per pagare.